L'aspiratore fumi ad alta temperatura è una delle macchine più importanti per qualsiasi forno industriale, che sia esso per alluminio o per trattamento termico di acciaio o di leghe speciali. È molto importante acquistare il giusto aspiratore per fumi ad alta temperatura, altrimenti ti ritrovi a cambiare la macchina o quantomeno a metterci mano ogni 2 o 3 mesi. Segui questo video nel quale ti mostrerò un piccolo dettaglio, ma che fa enormemente la differenza nell'affidabilità e nella durata del tuo ventilatore per i fumi del forno. Sigla! Ciao, mi chiamo Diego Perfettibile, anche noto come il signore delle ventole. Mi occupo di progettare, costruire e spesso dare assistenza a chiunque utilizza ventilatori industriali per i più svariati utilizzi, soprattutto per alte temperature o quando c'è di mezzo latex, quella brutta cosa che tutti cercano di rifuggire. Se è la prima volta che capiti su questo canale, clicca qua sotto sul pulsante iscriviti. Mi raccomando, attiva anche la campanella, in questo modo riceverai una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video, di solito una volta a settimana. Quello che vedi qui è un ventilatore centrifugo, perché ha una chiocciola, e in particolare è un ventilatore che è installato sul tetto di un forno e aspira i fumi ad alta temperatura provenienti proprio dall'interno del forno, ok? Quindi c'è un po' di gas della combustione, un po' di sporcizie varie, qualche sale che c'è di mezzo, diciamo un po' di schifezze, ok? È una macchina che deve lavorare ad alta temperatura. Alta temperatura si intende dai 100 gradi in su, poi chiaramente a seconda di quanto è alta la temperatura dei fumi cambierà un po' come deve essere costruito il ventilatore e soprattutto i materiali. Questo ventilatore l'ho ricevuto dopo che stamattina, è proprio fresco fresco, sono andato da un cliente che lamentava un problema che aveva in continuo. In sostanza ha 2 di questi ventilatori, questo era a terra, l'altro era montato sul forno, tutti e 2 uguali, ma ogni 4 mesi doveva smontare il ventilatore, fare tutta la revisione, cambiare i cuscinetti al motore, molto spesso cambiare il motore, perché aveva dei problemi di vibrazioni elevate. Quindi stamattina sono andato a verificare quale fosse il problema, e il problema è proprio come è costruito il ventilatore. Adesso ti spiegherò nel dettaglio qual è l'errore, tra virgolette, che è stato fatto nel installare questo ventilatore su un forno dove le temperature sono abbastanza elevate. Ora, questo ventilatore aspira dei fumi ad alta temperatura circa 160-180 gradi, okay? Quindi non sono elevatissime come temperature, però già abbastanza alte. Chi ha fatto l'impianto ha scelto di utilizzare un ventilatore, in gergo si dice in esecuzione 4, cioè la girante è direttamente montata sul motore. Come vedi non ci sono altri cuscinetti, non c'è un altro albero, c'è direttamente solo il motore. È una soluzione molto economica per chi fa l'impianto. È una soluzione molto costosa per chi l'impianto lo deve utilizzare. Perché? Perché la temperatura che il ventilatore aspira, è dei fumi che aspira, si trasmette dalla girante sull'albero verso i cuscinetti del motore. Il motore già di suo tende a scaldare, perché durante il funzionamento si surriscalda, tant'è che, come tutti i motori, ha una ventola di raffreddamento che butta aria. Qual è il problema? Il problema è che in questa soluzione il cuscinetto, soprattutto quello davanti, tende a surriscaldarsi. Quindi si surriscalda, i giochi si riducono, il lubrificante perde efficacia subito, la girante inoltre si sporca con i fumi e con i sali che passano, quindi tende a vibrare di più, e in poco tempo la macchina va in malora. Lo si può vedere tranquillamente da questo aggeggio, che non è una cosa che di solito si monta sui ventilatori. Questa è stata la soluzione, diciamo, d'emergenza che il cliente ha dovuto adottare. Nel video che adesso ti vedi in sovraimpressione puoi notare come ci sono alcune rotture sul motore. In particolar modo i 2 piedini che sostengono il motore si sono completamente crepati e quindi non tenevano più fermo il motore sul ventilatore. Ecco perché il cliente ha saldato questa sorta di sostegno per tenere quantomeno rigido giusto il tempo di poter intervenire. Ora, come si può risolvere questo problema e evitare che, se hai un ventilatore di questo tipo installato su un forno ogni 4, 5, 6 mesi, sei costretto a smontarlo, revisionarlo, perdere tempo, fermare la produzione? La cosa è molto semplice.
invece di avere il motore qua, si sposta di lato, in modo che il motore lavori come deve lavorare, cioè con temperature normali. Si inserisce un albero intermedio, in questo caso ad esempio si può fare un albero cavo, dove l'aria passa dentro, aspirata da una ventolina di raffreddamento che viene posta proprio qua vicino a dove c'è la chiocciola. In questo modo c'è un flusso d'aria che attraversa l'albero e quindi lo tende a raffreddare. La ventolina stessa disperde il calore che da dentro va verso il cuscinetto. In questa maniera i cuscinetti lavorano meglio, lavorano a temperature normali, non hai bisogno di usare un raffreddamento con un'aria compressa che costa parecchio, non riesci a accorgertene magari perché non hai contabilizzato, ma ho dei clienti che hanno fatto questo lavoro e hanno scoperto che spendevano 30.000 euro all'anno per raffreddare dei cuscinetti, quando in realtà se si progetta il ventilatore in maniera corretta i cuscinetti si raffreddano da soli, non c'è bisogno di andare a raffreddarli, soprattutto per temperature così basse, con dell'aria compressa. Tant'è che questo mio cliente aveva proprio un tubetto qua, costantemente aperto, dove passava aria compressa per raffreddare questo cuscinetto. Era la sua soluzione per cercare di ovviare a questi continue rotture, continue vibrazioni, crepe che si sono formate, puoi vedere neanche una qualche parte, e si propaga, e quindi cercare di ridurre un po' i costi di manutenzione. Ovviamente di questo discorso sono pochi quelli che progettano impianti che lo capiscono e lo ascoltano, perché vuol dire pagare di più, fare un ventilatore in esecuzione 12, cioè con un albero intermedio qua, la trasmissione e il motore di lato, costa un po' di più, però ti permette di dare un forno, un impianto più affidabile, più duraturo al tuo cliente, e soprattutto costa molto, ma molto di meno all'utilizzatore finale adottare una soluzione corretta piuttosto che una soluzione economica come in questo caso. Quindi se stai acquistando un nuovo forno o comunque vuoi fare un revamping di quelli che hai, ricordati di chiedere a chi ti dà l'impianto di avere l'aspiratore per i fumi ad alta temperatura sempre in esecuzione 12. Rigetta chiunque ti propone una soluzione di questo tipo, perché ti sta semplicemente scaricando su di te un costo in modo che lui possa risparmiare, fregandosene poi di quello che succede a te. Di quale soluzione costruttiva scegliere per il tuo aspiratore per i fumi ad alta temperatura e di altri consigli e dettagli parlo in maniera molto approfondita in questo libro, un libricino non molto grande, spiegato in maniera molto semplice, dove ti riporto tutta una serie di esperienze, di trucchi del mestiere per utilizzare i ventilatori ad alta temperatura nei tuoi forni in maniera più corretta e soprattutto per evitare di farti dare certe sole o da chi ti dà i ventilatori o da chi ti dà il forno stesso. Lo trovi su Amazon, è un piccolo libricino che vedrai che sarà molto semplice da leggere, non è scritto in tecnichese o in parole molto difficili, cerco sempre di essere il più chiaro possibile. Mai più guasti improvvisi, un saluto dal signore delle ventole. Ora clicca su questo faccione che vedi qua di fianco e iscriviti a questo canale YouTube, in questo modo riceverai delle notifiche in automatico su ogni video che pubblico ogni settimana più o meno, ok? Guarda pure qua sotto, troverai altri video consigliati che puoi continuare a guardare e approfondire l'argomento dei ventilatori industriali. Mai più guasti improvvisi, un saluto dal signore delle ventole.